Quello che ci occorre per realizzare questo cappello è innanzitutto del cordino, ovvero gli spaghetti, poi ci serve dell'aiuta, questa è una novità, io ho scelto questo colore che è un aiuto intrecciato a un filo, a un filo rosa di ciniglia, vedete che meraviglia, aspettate che si metta a fuoco, ok, guardate che meraviglia, è veramente stupendo. E poi vado ad usare due decorazioni floreali di legno in questo modo, poi ci servirà un marker e il tutto andremo a lavorarlo con un uncinetto numero 3,5. Vi ricordo che tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul nostro sito www.merceriamari.it. Allora, per iniziare dobbiamo avviare un cerchio magico all'interno del quale andremo a lavorare 6 maglie basse. Fatto ciò, tiriamo il filo e andiamo a chiudere il nostro cerchio. Adesso dobbiamo andare a lavorare 2 maglie basse per ogni punto, quindi al termine del giro avremo un totale di 12 maglie basse. Vedete che punto 2 volte nello stesso punto e lavoro 2 maglie basse per ogni punto. Arrivati al termine del giro, io vado a inserire un marcapunto nell'ultimo punto che mi segna, diciamo, il giro. Adesso, nel giro successivo, andiamo a lavorare una maglia bassa nel primo punto e 2 maglie basse nel punto successivo. Poi di nuovo una maglia bassa e 2 maglie basse nel punto successivo. Ripetiamo la sequenza per tutto il giro. Nel giro successivo andiamo a lavorare 2 maglie basse, una in un punto, una nel successivo. Nel terzo punto andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie prese nello stesso punto. Dopodiché, nei 2 punti successivi andiamo a lavorare 2 maglie, quindi una per punto, e in quello dopo ancora invece ne lavoreremo 2 puntando nello stesso punto. Ripetiamo la sequenza per tutto il giro. Nel giro successivo andiamo a lavorare 3 maglie basse nei primi 3 punti, così. Nel quarto punto andiamo a lavorare 2 maglie basse puntando sempre nello stesso punto. Quindi tutta la sequenza di questo giro sarà composta da 3 maglie basse nei prossimi 3 punti e poi 2 maglie basse prese assieme nel quarto punto, ripetuto per tutto il giro. Allora, guardate, ho realizzato tutti gli aumenti fino ad ottenere un cerchio pari a 58 centimetri di circonferenza. Questa misura perché la circonferenza della mia testa appunto è di 58 centimetri. Poi potete regolarvi facendo più o meno giri in base alla circonferenza che dovete realizzare. Quindi se è un 57 farete uno o due giri in meno, misurate col centimetro tutto intorno e vedrete la circonferenza che avete ottenuto. Ok? Questa è una misura che dobbiamo fare, quindi sapete regolarvi anche con gli aumenti. Se invece dovete fare un 59, proseguirete magari a fare ancora un giro per aumentare ancora di più la circonferenza. Questo dipende appunto dalla taglia del cappello che volete fare. Detto ciò, vi faccio vedere come ho ottenuto questo risultato. Allora, i primi giri quindi li abbiamo visti assieme. Il quinto quindi 1, 2, 3, 4, il quinto giro. Nel quinto giro ho realizzato 3 maglie basse nei primi 3 punti e poi sono andata a fare un aumento nel quarto punto, ripetuto per tutto il giro, ok? Quindi alterniamo 3 maglie basse nei primi 3 punti, un aumento nel quarto punto. Quindi l'aumento consiste semplicemente, come abbiamo già visto, nel fare 2 maglie basse prese nello stesso punto. Giro numero 6, sesto giro, abbiamo fatto 4 maglie basse nei primi 4 punti e un aumento nel quinto punto. Sesto
Settimo giro abbiamo fatto 5 maglie basse nei primi 5 punti e un aumento nel sesto punto, ripetuto sempre per tutto il giro. Questa è la sequenza che si ripete sempre. Nell'ottavo giro abbiamo realizzato 6 maglie basse nei primi 6 punti e un aumento nel settimo punto. Nono giro abbiamo realizzato 7 maglie basse nei primi 7 punti e un aumento nell'ottavo. Decimo giro, 8 maglie basse nei primi 8 punti e un aumento nel nono punto. Giro undicesimo, 9 maglie basse nei primi 9 punti e un aumento nel decimo punto. Dodicesimo giro, abbiamo realizzato 10 maglie basse nei primi 10 punti e un aumento nell'undicesimo. Giro tredicesimo, abbiamo realizzato 11 maglie basse nei primi 11 punti e un aumento nel dodicesimo. Giro numero 14, 12 maglie basse nei primi 12 punti e un aumento nel tredicesimo punto. Ultimo giro, quindi quindicesimo giro, abbiamo realizzato 13 maglie basse e un aumento nel quattordicesimo punto. Ok, questa è la sequenza che dovete ripetere per ottenere questo cerchio e quindi la, diciamo, cupola, la parte iniziale del nostro cappello. Da qui in poi, quindi una volta realizzata la circonferenza che vi occorre, dobbiamo proseguire lavorando le maglie così come si presentano senza più fare aumenti. Quindi adesso ci inseriamo nel punto successivo e andiamo a lavorare tutta una sequenza di maglie basse, quindi senza più aumentare perché abbiamo raggiunto la misura del cappello che ci occorre. Ok, quindi adesso andremo a lavorare le maglie così come si presentano per una decina di giri. Proseguiamo in questo modo. Allora, guardate, ho terminato di realizzare quella che è l'intera parte, l'intera coppola del mio cappello. Adesso dovremo andare a realizzare l'ala. Da dove vi avevo lasciati, che ho inserito il segnapunto, ho realizzato 14 giri lavorando le maglie a maglia bassa, così come si presentavano. Adesso dobbiamo invece di nuovo andare ad aumentare per fare quella che sarà l'ala del nostro cappello. Quindi per questo primo giro vado a lavorare 2 maglie basse. Allora, innanzitutto spostiamo il segno punto perché ci indichi l'inizio del giro. Ok, quindi vado a lavorare 2 maglie basse così e nel terzo punto vado a fare un aumento, quindi di nuovo lavoriamo 2 maglie basse puntando nello stesso foro. Quindi per tutto questo giro di nuovo andremo a fare 2 maglie basse nei successivi 2 punti e poi andremo a fare 2 maglie basse nello stesso punto, quindi nel terzo, puntando sempre qui, vedete, in questo modo. Adesso di nuovo nuovamente andiamo a farne 1 2, puntiamo nel terzo e lavoriamo 2 maglie basse prese nello stesso foro. Così proseguiamo in questo modo per tutto questo giro. Allora, una volta terminato questo primo giro, dobbiamo iniziare il secondo della nostra ala. Giro che andremo a fare realizzando 3 maglie basse nei primi 3 punti, quindi 1, 2 e 3. Nel quarto punto andremo a lavorare 2 maglie basse puntando nello stesso. Quindi vedete che ne ho fatta una, ripunto nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. Questa è la sequenza che dobbiamo alternare per tutto questo secondo giro dell'ala del nostro cappello. Quindi di nuovo andiamo a fare 3 maglie basse nei successivi 3 punti. Quindi questa è la seconda, vado a fare qui la terza, voilà. Nel quarto punto lavoro di nuovo 2 maglie puntando dentro lo stesso punto. In questo modo, facendo un aumento. Vedete che così l'ala man mano prende forma e va ad allargarsi. Quindi questa è la sequenza che dobbiamo ripetere per tutto questo secondo giro. Allora, guardate, ho terminato anche quest'altro giro
Questo è il risultato, vedete che l'ala si è già ampiamente allargata. Adesso per proseguire andremo ad inserire la juta e andremo a lavorare gli ultimi giri in tutti di juta, ovvero adesso questo filo lo possiamo poi tagliare. Andiamo a prendere la nostra juta, ci inseriamo in questo modo, ovvero iniziamo il punto con il rosa e lo andiamo a chiudere con l'aiuto. Voilà. Dopodiché passiamo a puntare nei punti a fianco e andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi non faremo più aumenti, andremo semplicemente a lavorare i punti così come si presentano. Non facciamo più aumenti per due motivi: uno, perché li abbiamo già fatti prima e l'ala si è già allargata, e due, perché il filo di juta è leggermente più spesso, quindi comunque il lavoro si allargherà dato la dimensione del filato. Quindi vedete che vado a inserirmi nei vari punti e lavoro le maglie così come si presentano. Questo è il risultato. E procedo così per, diciamo, tutti i giri a venire, fino ad aver ottenuto la larghezza dell'ala del cappello desiderata. Quindi vedete, questo è il risultato, e così dobbiamo proseguire. Allora, guardate, ho terminato di realizzare l'ala, quindi con la juta sono andata a realizzare 3 giri di maglia bassa senza più aumentare, lavorando i punti così come erano, e questo è il risultato finale. Poi qui ho preso un pezzo di cordino, l'ho annodato e gli ho fatto questo fiocco. Adesso voglio farvi vedere come andare a cucire, come ultima cosa, i bottoni. Io vado ad attaccarne uno qui sulla coppola e uno più in basso qui sull'ala, in modo da fare questo motivo. Partiamo subito da questo qui. Allora, ho deciso di attaccare questo bottone qui dove c'è lo scalino di dove avevamo iniziato a lavorare con l'aiuta per mascherarlo, quindi lo posiziono così in basso. Ho preso un ago tira fettuccio con all'interno un filo di cordino tie ed rosa che abbiamo utilizzato prima, quindi non l'aiuta ma il rosa, e adesso punto da dentro il cappello, esco dal foro. E voilà, esco nel foro a fianco. E faccio passare il filo. Stessa cosa, adesso entro nel foro sottostante, in questo modo. Qui sotto ho ancora i fili che devo far passare della chiusura, ok, e qui vado a inserirmi e esco dall'altra parte. Così, proprio molto 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 semplicemente. Adesso giro sul rovescio, vado a inserirmi con l'ago in alcuni punti qui vicino. Così, tiro e poi vado a fare un nodino e dopodiché posso andare a tagliare e staccare il filo. Voilà, ed ecco che abbiamo fissato il primo bottone. Adesso andiamo a fissare il secondo, che quindi, come vi dicevo, lo voglio fissare qui. Poi il fiocchetto è mobile, quindi volendo potete comunque farlo ruotare e spostarlo un po' più in qua o un po' più in là come preferite. Vedete che qui il cordino gira e quindi potete farlo stare un po' dove desiderate. Se non vi piace potete anche non metterlo. Allora, adesso vado
ad attaccare questo qui, quindi ho di nuovo preso il cordino che ho avanzato da prima. Dobbiamo fare un nodo qui al fondo, voilà, e dopodiché andiamo a inserirci di nuovo qui nei fori. Quindi come prima andiamo ad attaccare qui. L'unica cosa è che qui, essendo il fiore più grosso e avendo i fori più grossi, passiamo due volte all'interno degli stessi fori. Quindi vedete che adesso qui abbiamo cucito questi primi due, passiamo di nuovo all'interno dello stesso foro e di nuovo all'interno dello stesso foro, quindi passiamo due volte, ma solo in questo fiore grande. Nell'altro piccolo no, perché i fori sono più piccoli e il filato non ci passa due volte, invece qui sì. Così adesso di nuovo ripetiamo lo stesso procedimento negli altri, quindi una volta, primo passaggio, e adesso andiamo a fare il secondo passaggio. Voilà, dopodiché giriamo di nuovo all'interno e come prima facciamo passare il filo in qualcuno di questi punti. Andiamo a fare un nodino. E possiamo staccare. E voilà, ecco che abbiamo terminato il cappello.